Conto alla rovescia per la festa al Circo Massimo del Movimento 5 Stelle, ma è polemica tra i parlamentari del Movimento e il sindaco di Roma. Claudia Mazzola. Movimento 5 Stelle versus Comune di Roma, nuovo match. A scatenarlo ancora la questione Circo Massimo, set scelto per la tre giorni grillina 10, 11 e 12 ottobre. Mancano acqua e luce, la denuncia dei parlamentari in tarda mattinata. Nel primo pomeriggio la questione è risolta. Il molosso macchina Comune di Roma non agevola la vita di nessun cittadino, io da romana lo so bene, a maggior ragione poi non ha agevolato l'organizzazione di questo evento, però stiamo risolvendo. Ma non è contro il Movimento 5 Stelle? Mi auguro di no, insomma, però certo, come dire, un sospetto, una domanda è lecita. Il sindaco di Roma, Marino, non presta il fianco alla polemica, una nota del Comune informa sono le normali procedure burocratiche. Resta aperta la questione polizza assicurativa, 2,5 milioni di euro che tornano al mittente a fine manifestazione. Cifra standard, la stessa pagata dai Rolling Stones, ma i grillini sostengono di non aver trovato nessuna compagnia che desse l'ok a questa polizza, quindi ne hanno stipulata una ad un prezzo molto più basso. La convention alla fine si farà e già stasera inizieranno i lavori, ma l'area va pulita, fanno sapere nel movimento. Domenica è Ramazza Day, aperto a tutti muniti di scopa. Parlamentari al lavoro per le ultime mature del programma, mentre piange la raccolta fondi. 500.000 euro l'obiettivo, per ora ne sono stati raccimolati poco più di 100.000.